Come sapete, qui alle Seychelles, la cucina di pesce è molto popolare. Ecco perché ho deciso di preparare una tartare di red snapper nello stile seychellese. Aggiungerò vari ingredienti locali che usiamo solitamente per i nostri ospiti. Per prima cosa aggiungerò del prezzemolo tritato. Poi aggiungiamo dei cetriolini tritati. E in seguito dei capperi, non troppo fini, ma tagliati grossolanamente. E poi, da non dimenticare, la cipolla tritata. Aggiungiamo giusto un po' di frutto della passione fresco e del mango a dadini. È un po' il nostro ingrediente segreto. Assicuratevi che tutti gli ingredienti siano mescolati prima di aggiungere il prossimo ingrediente, l'olio d'oliva, del limone, un pizzico di pepe, può essere pepe bianco o nero, dipende dal vostro gusto. E infine il sale. Ho scelto di preparare la tartare di red snapper perché questo è il pesce più famoso delle Seychelles. Se venite alle Seychelles e non provate la tartare di red snapper, vi siete persi metà delle Seychelles. Questo è in assoluto il miglior pesce che abbiamo qui. Infine, per l'insalata e anche per il sapore, un goccio di aceto balsamico e un pochino d'olio d'oliva. La vostra tartare di Red Snapper è pronta. Buon appetito!